Omicidio a Fano, non ancora convalidato l'arresto di Angelo Sfuggiti, posto sotto sequestro il suo telefono cellulare, l'autopsia sul corpo della donna farà chiarezza sul decesso. Cecilia Uniti nella Pace, il 26 novembre al centro pastorale diocesano, 5 cori della città si esibiranno in occasione della patrona dei musicisti. Presentato a Fano un progetto per insegnare e stimolare i giovani con differenti tipologie di disabilità ad approcciarsi al mondo delle due ruote. Cosa comprano i fanesi? Sabato 25 novembre i risultati dello studio socio-economico che ha coinvolto 1500 intervistati. Enogastronomia, solidarietà e salute. Domenica 26 novembre torna il Codma di Rosciano, sapori e aromi d'autunno. Dopo Australia, Stati Uniti, Hong Kong, Germania e Italia, Marco Pacassoni è pronto a volare in Spagna per il suo Live World Tour 2022-2023. Tra poco nei nostri studi il vibrafonista, percussionista e compositore fanese che sabato partirà per la nuova avventura. Mercoledì 22 novembre, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Non è ancora stato convalidato l'arresto di Angelo Sfuggiti, 70enne, accusato di aver strangolato e ucciso la moglie lunedì sera nella loro abitazione al Poderino di Fano. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida, ma come ci ha riferito l'avvocato Paolo Di Loreto, nominato difensore d'ufficio, il giudice deve ancora sciogliere la riserva. L'anziano che dopo il delitto aveva tentato di togliere la vita ingerendo barbiturici è ancora ricoverato all'ospedale di Fano, dove sta seguendo la terapia di disintossicazione. Intanto proseguono le indagini. Il magistrato farà sottoporre a perizia il cellulare dell'uomo, che dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato da legame familiare. Cambiamo argomento. In occasione di Santa Cecilia, la diocesi organizza al centro pastorale diocesano di Fano un momento musicale con 5 cori della città di Fano. L'esibizione, che è in programma per domenica prossima, 26 novembre, prenderà il via alle ore 17 e sarà ad ingresso libero. Il servizio di Filippo Pucci. Oggi, 22 novembre, si festeggia Santa Cecilia e in occasione di questa ricorrenza la diocesi di Fano Fossombrone Cagliipergola organizza un pomeriggio dedicato tutto alla musica con la seconda edizione dell'appuntamento intitolato Cecilia, Uniti nella Pace. Il concerto, di ingresso libero, è in programma per domenica 26 novembre alle ore 17 nella sala riunioni del Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118. Ad esibirsi 5 realtà del nostro territorio, tra questi il coro Canta che ti passa, la cappella musicale del Duomo di Fano, il coro di voci bianche Incanto, il coro dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra e il coro polifonico malatestiano. Cecilia è la patrona della musica, degli strumentisti e delle corali. È una donna, e questo in questo tempo ci piace molto sottolinearlo, che ha dato la vita per la vita. Una donna che ha saputo mettersi in gioco andando contro la violenza, andando contro il potere, il patriarcato, tutte realtà che ancora oggi sono fortissime nell'attualità. Cecilia, note di pace, è il sottotitolo che abbiamo voluto dare quest'anno, proprio pensando alla pace come al dono prezioso che ci sta sfuggendo di mano in Europa, nel Medio Oriente, in quello che Papa Francesco chiama la terza guerra mondiale a pezzi. Credo che queste realtà trovino proprio nella musica l'armonia, la possibilità di armonizzare le diversità, quindi è un messaggio che vorremmo veramente lanciare alla città di Fano e che tutti i coristi, oltre 120 tra giovani e adulti, vorrebbero dare a una città che ha bisogno veramente di essere un segno e uno strumento di pace. Dico strumento perché già San Francesco, nostro patrono, ha sottolineato proprio in un suo bellissimo canto: fa Signore di me uno strumento della tua pace. Questa iniziativa è all'interno di un'iniziativa nazionale che è la FENIARCO, un'associazione che mette insieme le associazioni dei cori regionali, fa ogni anno. Sono concerti che si svolgono in tutta Italia nel nome di Cecilia e che accomunano tutti gli italiani proprio nel canto, nella musica e nel coro. I
invitiamo tutti, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo quindi domenica sera al centro pastorale alle 17. La Protezione Civile delle Marche ha prolungato per domani, giovedì 23 novembre, l'allerta gialla per criticità idrogeologica in tutta la regione. Nel bollettino viene precisato che, date le condizioni di saturazione dei terreni determinate dalle precipitazioni cumulate nell'ultimo periodo, sono comunque possibili criticità residue anche in assenza di ulteriori piogge. Ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni con un video che ci ha inviato un nostro reporter di strada e che ha girato in zona Sassonia. Stazione di Fano, il parcheggio su via della Scalo dietro la stazione. 10 anni sono trascorsi ed è sempre peggio. C'è stata una promessa di sistemarlo, ma evidentemente non è andata in porto. Ed è così, ed è fuori da ogni logica che si possa lasciare il parcheggio più importante di Fano, della stazione, del mare, della zona di Sassonia. È l'unico gratuito, però in queste condizioni. Anche i giardini laterali sono ridotti in uno stato penoso. Adesso faccio il giro per passare sull'altro lato del parcheggio. La strada è fatta esclusivamente di toppe. Questa situazione, ripeto, che è così da una decina d'anni e ogni tanto. E oggi pomeriggio noi abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, che ci ha assicurato che il prossimo anno quel parcheggio verrà asfaltato e le risorse infatti sono già state stanziate. Andiamo avanti con il nostro giornale. Droghe, alcol e ludopatia, un disagio che riguarda anche la nostra provincia, compreso il comune di Fano e i territori limitrofi. Per conoscere il fenomeno e per prevenirlo, la CNA di Fano, in collaborazione con Sanidoc, un'associazione di promozione sociale che si occupa delle politiche sociosanitarie, ha organizzato per giovedì 23 novembre alle 17.30 alla polisportiva La Combattente una conferenza aperta al pubblico sul tema droghe antiche, nuove sotto mentite spoglie, le dipendenze a buon mercato nella società dei consumi. A parlarne sarà Fabio Cantelli Anibaldi, scrittore e ricercatore, ex ospite della comunità di San Patrignano. Prima di questo appuntamento Cantelli incontrerà gli studenti di alcune classi del Polo 3. Anche i disabili possono e hanno il diritto di andare in bici ed attivare questa opportunità. È un gruppo di associazioni che si è mobilitato per restituire loro maggiore autonomia. Sentiamo maggiori dettagli nel servizio di Massimo Foghetti. Tutti in bici è l'obiettivo di un gruppo di associazioni che si dedicano all'assistenza dei disabili, operando in questo caso per l'incremento della loro autonomia. Riuscire a rimanere in equilibrio sulle due ruote può apparire un'operazione relativamente facile per i normodotati, e invece una vera e propria conquista per le persone poco performanti, le quali comunque hanno pieno diritto di acquistare anche loro questo tipo di mobilità. L'iniziativa, che si svolgerà nel circuito Marconi nella zona sportiva della Trave, è stata presentata dall'assessora alla viabilità Barbara Brunori, rendendo merito ai volontari che l'hanno ideata e si impegnano per realizzarla, fornendo ai disabili non solo l'opportunità di imparare ad andare in bicicletta, ma anche di acquisire maggiore indipendenza, fare attività motoria, creare nuovi legami e acquisire esperienze di gruppo. Portare i ragazzi con disabilità in bicicletta significa garantirgli un diritto umano, un diritto proprio al benessere che naturalmente li mette, come dire, gli garantisce delle abilità che neanche loro conoscono. Molte volte il superarsi significa renderli autonomi, ma beneficiare poi anche tutte quelle famiglie che li accompagnano in questo viaggio. Quindi siamo ben contenti come amministrazione di aver coinvolto tutte le associazioni sportive per quanto riguarda il ciclismo,
turismo che si sono già messe a disposizione e hanno già dato la propria disponibilità in termini di persone che assisteranno proprio questi ragazzi nella crescita e nel progresso dell'autonomia in bicicletta. Io mi occupo più della parte tecnica, quindi capire bene il livello dei ragazzi e poi la suddivisione in due gruppi, quindi un pochino più avanzato che sarebbero i ragazzi che sanno già andare in bici più o meno bene, mentre i ragazzi che, e le ragazze che devono ancora imparare. E da lì, in base tramite gli esercizi, tramite del lavoro specifico, comunque adattiamo in base al ragazzo che abbiamo il lavoro. È una metodologia difficile da applicare, comunque ha sempre successo oppure ci sono ancora difficoltà? Ma è una metodologia che si utilizza con tutti i ragazzi, con bambini di 2 anni, con ragazzi con delle problematiche, qualsiasi problematica, cioè noi utilizziamo questa metodologia, sono i tempi che cambiano, perché comunque c'è bisogno di una fiducia tra tecnico e ragazzo diversa. E usate mezzi speciali? Utilizziamo le loro bici togliendo i pedali, principalmente per i ragazzi che non sanno andare in bici, mentre per le ragazze che non hanno l'equilibrio completamente utilizziamo il tandem. Ecco, questa iniziativa come si svolge, quando si svolge, dove si svolge e fin quanto durerà? Allora, questa iniziativa si svolge una volta a settimana, in questo momento facciamo il venerdì dalle 4:30 alle 5:30, anche un po' oltre, e terminerà prima delle vacanze di Natale e riprenderà metà gennaio, fine gennaio, fino a luglio-agosto. Venerdì 24 novembre alle 16:30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano si svolgerà la presentazione del libro di poesie Ulcere Le mani del cuore, scritto dalla geriatra Valentina Martin e dedicato ai pazienti affetti da lesioni cutanee di difficile guarigione. Come vedete in questa locandina saranno diversi i relatori dell'iniziativa. In un dialogo aperto con la vicepresidente Simitu Marche e Domitilla Foghetti interverranno la psicologa Benedetta Baldelli e la dietista Laura Rossini, con cui verrà affrontata la problematica dell'importanza di una corretta alimentazione nella prevenzione e nel trattamento delle ulcere cutanee e della necessità di attribuire al cibo il giusto ruolo nella nostra quotidianità. Per affrontare il tema del movimento e dello sport verranno coinvolti Lorenzo Marcantognini, calciatore paratleta, e Allen Nousy, parasportivo, esempi di come ad ogni situazione si può adattare una corretta pratica di attività fisica. Invece sabato pomeriggio nella Sala della Concordia del Comune di Fano verrà presentato lo studio socio-economico che ha coinvolto 1.500 intervistati sulle abitudini di acquisto dei fanesi e di residenti di altri comuni limitrofi. Sentiamo. Sabato 25 alle ore 18:30 presso la Sala della Concordia presenteremo lo studio socio-economico, sarà la prima parte del lavoro fatto da Demoscopica con il tavolo economico, e perché vogliamo cercare di aiutare il commercio del centro storico, le attività di vicinato. Per farlo dobbiamo capire le capacità di spesa dei cittadini, come i cittadini si stanno muovendo per i loro acquisti, se hanno capacità di acquisto. Ecco, lo studio socio-economico ci dà una serie di misure che saranno utili anche per guardare al futuro, per fare delle attività, per cercare di mettere insieme delle misure reali che possono effettivamente aiutare a far crescere l'economia della nostra città. A seguito di questa prima parte dello studio verrà fatto proprio un questionario alle imprese, ecco, poi vorremmo mettere le mani su delle misure pratiche per andare incontro a quello che viene richiesto dallo studio. Per cui tutti invitati, sabato 25, ore 18:30, ci sarà Raffaele Rio, presidente di Demoscopica, ci sarà Luigi Chiarello, giornalista, direttore di Italia Oggi, un giornale nazionale, e quindi metteremo insieme le necessità della nostra città su quelle che anche sono le necessità a livello nazionale, quindi inquadreremo l'economia italiana del commercio. E per la nostra rubrica Arte e Cultura, nelle scorse settimane Cristiana Guerra è andata a Marotta per incontrare Riccardo Bedini, noto artista autodidatta, protagonista di un importante evento a Monte Carlo che gli ha cambiato la vita.
Riccardo, lei è di Marotta, classe 1968, ma iniziamo dal suo lavoro. Fino a pochi anni fa avevo una ditta da termoidraulica e poi ho deciso di cambiare vita e buttarmi sul mondo dell'arte. Grazie all'interesse che stavano suscitando le mie opere sempre più forte, ho avuto questa voglia di cambiamento. Cosa è successo? Mi sono buttato in questo mondo anche perché ho un mecenate che comunque è alle mie spalle, mi ha affiancato un team di professionisti e quindi stiamo andando avanti in questo percorso intrapreso. Vogliamo dire che la sua non è la classica arte? La mia è un'arte concettuale dove io con materiali di recupero vedo delle cose e cerco di andarci a lavorare sopra e creare questo tipo di arte che vedete adesso. Poi ha fatto mostre ovunque fino ad arrivare a Monte Carlo. Sì, ho partecipato a diverse mostre. Mondolfo, Faenza, Falconara, dove tra l'altro vinsi nel 2005 un premio come miglior scultura, e il titolo dell'opera è Lo Spirito, e poi ho partecipato a delle mostre a Milano, a Fabriano, e quindi questo interesse pian piano crescente mi dà forza di andare avanti. A Monte Carlo che cosa ha presentato? A Monte Carlo ho presentato un'opera che rappresenta l'inquinamento del mare che ad oggi sta toccando a tutti, il mare degli oceani che si sta purtroppo riempendo di plastica. La mia opera rappresenta proprio il mare inquinato da questa plastica. Come si intitola? Si intitola Il mare che non sfama. Fra quanti artisti è stato scelto? Erano più di 3.000 artisti, dove ne hanno selezionati 60 e sono rientrato tra questi e sono stato premiato fra i primi 10. Sicuramente una grande gioia, una soddisfazione. Una cosa inaspettata. Nelle sue mani il premio che ha vinto a Monte Carlo. Premio che mi è stato donato grazie all'opera che è stata esposta alla Biennale. Da quanti anni ha iniziato ad appassionarsi di arte? Fin da bambino mi dilettavo e divertivo a dipingere quadri che comunque mi facevano star bene. Ed andavo a rappresentare delle nature morte, dei paesaggi. Ho sempre comunque coltivato questa passione. Quindi oltre al talento occorre tanta passione, tanta perseveranza, un insieme di cose. Un insieme di cose, sì. È una cosa che a me fa star bene e me la sento da dentro. Ma vogliamo ricordare che lei ha dedicato una scultura alla sua città. Sì, ho donato un'opera al comune di Mondolfo ed è ad oggi qui a Marotta, a Villa Valentina. Quest'opera rappresenta purtroppo il problema dei morti in mare di ogni genere, tipo dal chi muore in mare per lavoro o chi attraversa il mare per trovare una nuova situazione di vita. E il titolo dell'opera è proprio La Speranza. A breve presenterà anche un sito internet? A breve presenteremo un sito internet. Stiamo lavorando per una collettiva che sarà nel mese di maggio del 2024. Nel futuro di Riccardo che cosa c'è? Nel futuro di Riccardo c'è me stesso che ha tanta voglia di creare e di far vedere quello che realmente è la mia arte. Questo è quanto. Vita nuova e lavoro nuovo e complimenti Riccardo e buon lavoro. Il 26 novembre al CODMA di Rosciano si terrà la seconda giornata di sapori e aromi d'autunno, domenica scorsa l'inaugurazione. L'esibizione della banda cittadina e l'intervento del coro Una scuola tra le note dell'Istituto Fabio Tombari di Bellocchi hanno accompagnato domenica scorsa la cerimonia di avvio della 35esima edizione di Sapori e Aromi d'Autunno, il Salotto del Gusto. A tagliare il nastro il sindaco Massimo Seri, affiancato dagli organizzatori, dalle autorità civili, dal presidente BCC Fanno Romualdo Rondina, dal primario di pediatria dell'ospedale di Fanno Lorenzo Tartagni e dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Nutrizione dell'AST di Pesaro Urbino, il Saravaglia. Abbiamo cercato di raggruppare tutto quello che c'era di buono e di bello nelle Marche, non solo i prodotti ma anche sotto altri aspetti che sono, noi le denominiamo le 4S, i sapori, la solidarietà, lo sport e la salute. Quindi ci sono coinvolte anche, oltre alle associazioni dei produttori e i produttori stessi di queste meravigliose prelibatezze che abbiamo nel territorio, anche iniziative sportive, iniziative sulla salute con la partecipazione di associazioni e di enti quali l'AST di Pesaro Urbino, l'associazione Fanno Cuore, l'associazione Lotta all'Infarto, la Simitu e tante altre associazioni come l'associazione Prima del Tempo e via via dicendo, che collaborano a questa nostra iniziativa. Ma quello che è importante, il mio ringraziamento va ai produttori,
perché senza di loro non sarebbe stata possibile questa iniziativa, e ai miei collaboratori delle nostre associazioni. All'inaugurazione è seguita la consegna del premio Marche Nostre. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito ad Anna Rita Ioni, direttore responsabile della testata giornalistica di Radio Fano, allo chef Alberto Melagrana, direttore del ristorante Antico Furlo di Acqualagna, al funzionario della Confederazione Italiana Agricoltori Daniele Sanchioni, ma anche al commendatore Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Marche Nord, alla Fondazione Agraria Cante di Montevecchio e al Comune di Fano assessorato ai servizi educativi per aver ottenuto per la sesta volta il riconoscimento a livello nazionale dall'Osservatorio Food Insider, che fotografa lo stato delle mense scolastiche, e Fano è stata confermata anche quest'anno al primo posto. Dietro i sapori, dietro i prodotti c'è cultura, c'è benessere, c'è stile di vita, c'è tantissime cose, e qui facciamo la differenza, quindi veramente una bella iniziativa che regge nel tempo. Un grazie va ovviamente agli organizzatori, all'associazione Viandanti dei Sapori per il sacrificio e l'impegno che mettono, ma devo dire, e anche guardando la tanta partecipazione, coglie nel segno e rappresenta a pieno titolo i valori di questo territorio, di questa terra. L'evento proseguirà domenica 26 novembre. Al mattino si terrà la nona camminata del gusto e del cuore alla scoperta delle campagne fanesi, mentre al pomeriggio alle 15 si parlerà delle più comuni erbe di campo commestibili. Il pomeriggio del Salotto del Gusto proseguirà alle 16 con una rassegna spettacolo di poesie dialettali di Fano e zone limitrofe, con poesie e versi di Elvio Grilli e Tommaso Berloni, con Massimo Gasperini e Paolo Parenti. Da non perdere l'appuntamento alle 17.15 con un salame da Guinness, ovvero il taglio e la degustazione di un salame artigianale di alta qualità di oltre 2 metri. Chiuderà la giornata l'aperitivo caldo arrosto, vin brulè e maritozzi, il calore dell'autunno accompagnati da musica e voce. Ed è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite in studio, che vi presento così. Dunque, musica, passione e un grandissimo successo con il nome di Fano portato in giro per il mondo. Tutto questo, come avete visto nelle immagini, grazie a Marco Pacassoni, vibrafonista e percussionista, che oggi è nei nostri studi. Grazie. Grazie a voi e buonasera per... Grazie per avermi invitato questa sera. E poi, come diceva, proprio nel giorno di Santa Cecilia. Sì, patrono dei musicisti, quindi quale miglior giorno. Un bel momento. Partiamo allora dal grande successo che ha ottenuto il disco Life, che, come ha dichiarato, è un sogno raccontato in musica. Un sogno partito da Fano. Sì, parte da Fano, parte da un bambino piccolo che si avvicina al mondo delle percussioni, per poi arrivare a New York dopo un'email mandata a queste due star del jazz mondiale che hanno accettato di partecipare nel mio nuovo disco. John Patitucci al contrabbasso e Antonio Sanchez alla batteria, e Life è diventata realtà e mi sta portando e mi ha portato in giro per tutto il mondo. È vero che lo avete registrato in pochissimo tempo? Sì, in un pomeriggio, poi visto che avevamo anche un altro giorno di studio, il giorno dopo ci siamo un po' divertiti improvvisando. E questo suo primo tour mondiale l'ha portata a calcare palcoscenici veramente importanti e prestigiosi nei festival, nei teatri, in Australia, Stati Uniti. Intanto continuiamo a guardare le immagini perché sono veramente spettacolari. Hong Kong, Germania, Spagna e ovviamente in Italia, promuovendo la musica attraverso il vibrafono e la marimba. Ha tenuto sia concerti che masterclass, ma come ha fatto ad appassionarsi a questi strumenti poco conosciuti? Il vibrafono e la marimba sono strumenti, una via di mezzo tra la batteria e il pianoforte, ed essendo un amante della composizione, dell'improvvisazione, della creazione, creatività melodica,
diciamo, qual miglior strumento per poter, insomma, dedicare tutta la mia vita, insomma. Quindi il vibrafono e la marimba sono due strumenti che fanno parte della mia vita e attraverso quelli cerco di trasmettere le mie sensazioni e le mie emozioni. Ecco, in questo lungo percorso lei ha avuto modo e l'occasione di conoscere tanti studenti e altri musicisti di altre nazionalità. Che cosa le ha lasciato questo viaggio? Poter tenere delle masterclass di vibrafono e marimba nei conservatori di Sydney, piuttosto che Hong Kong, come Canberra oppure Indianapolis, è stata un'emozione unica, perché cerchi di trasmettere la tua conoscenza, diciamo, a questi ragazzi che sono poi universitari, che vogliono, tra virgolette, percorrere la carriera di musicista. Quindi un'esperienza unica, anche perché mi ha arricchito tantissimo, perché questo interscambio culturale è fondamentale anche nella crescita proprio di un artista. E poter anche confrontarmi con musicisti australiani piuttosto che cinesi è stata un'esperienza unica, perché poi ognuno porta del suo nella mia musica, poi che comunque sia fa da collante attraverso le culture. E sabato partirà per un'altra avventura. Sì, diciamo è la tappa conclusiva di questo tour che è iniziato nel 2022 e mi vedrà impegnato con il mio trio, dove c'è Lorenzo De Angeli al basso e Stefano Manoni alla batteria, al Clarence Jazz Club di Torremolinos a Malaga, uno dei più importanti jazz club spagnoli. Quindi qual miglior modo per concludere questo tour se non all'estero, anche se sono molto legato alla mia terra. Il nome di Fano lo porto sempre in giro per tutto il mondo. Perché, e con tanta umiltà. Tanta umiltà, e diciamo che cerco di promuoverlo come si merita, perché tra l'altro è una città che adoro e mai mi sposterò da qua, quindi... quest'estate ci sono stati anche dei concerti in zona, Serrungarina, piuttosto Cagli, comunque sono molto legato al territorio marchigiano, al territorio fanese. Che cosa l'aspetta invece nel 2024? 2024 riprenderà il mio tour, perché comunque riprenderemo a maggio con dei concerti in Giappone. Ma assolutamente proseguirà anche la mia collaborazione ormai ultra decennale con Bungaro. Stiamo lavorando al nuovo disco e ci saranno anche nuove esperienze da fare insieme. Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo. Grazie a voi e buona serata, grazie mille. E la salutiamo con un altro video, guardate. Vi annuncio che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli. Saremo in diretta dalle ore 19. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla prima giornata, quella inaugurale di Sapori e Aromi d'Autunno. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.